ci sapeva fare con la tastiera, con l'informatica, la grafica in particolare, era dotato di acume fuori dall'ordinario. Beppe Savio, un ragazzo divenuto uomo che la comunità di Sant'Enrico conosceva e apprezzava anche per il suo impegno sia nel volontariato sociale che nella promozione di iniziative culturali. Se n'è andato la scorsa settimana, 47 anni, costretto a cedere a una grave malattia che l'ha strappato, i suoi cari e i tanti amici, costringendolo all'ultimo viaggio attorniato da tutti loro. La solenne cerimonia si terrà oggi pomeriggio alle 15 nel Duomo del centro di Sant'Enrico. Il rito funebre sarà pubblico, riservato ai congiunti, amicizie più strette. Dopo l'esequie, la salma di Giuseppe riposerà nel cimitero della frazione di Lupia. Impiegato pubblico presso la provincia di Vicenza, finché la salute glielo ha permesso, ha collaborato con l'ufficio ambiente. Come ricorda un articolo sul giornale di Vicenza, Giuseppe Savio aveva intrapreso il percorso sindacale nell'USB del pubblico impiego, ricoprendo incarichi di rappresentanza, soprattutto di impegno operativo in difesa dei diritti delle categorie dei colleghi. Tanti tra loro lo ricorderanno oggi con un pensiero, una preghiera. A ricordarlo con altrettanto trasporto saranno i componenti del periodico locale Sant'Enrico 30, organo di informazione a cadenza mensile di cui lo stesso Savio era presidente dell'associazione che si occupa della pubblicazione, oltre che a curare il delicato aspetto dell'impaginazione grafica. La redazione tutta di Sant'Enrico 30 si stringe intorno alla famiglia di Giuseppe Savio, che ci ha lasciato dopo una lunga malattia. Beppe per noi non era solo il presidente, il nostro grafico che ogni mese impaginava e sistemava i contenuti del mensile e presenza costante nelle decisioni redazionali. Era anche un caro amico, una persona buona e di rara gentilezza.